Marco, il diritto non parla da solo. È vergognoso. È vergognoso parlare da solo. Già le domande si cosa state aspettando? Stiamo aspettando il posto visto. Stiamo aspettando. Devono fare un po' Che cosa è successo? Come è successo? Dentro? Devono annullare la prova. Perché già da 2 ore che si conoscono le risposte del quiz. Quindi. Se vi hanno detto in tutte queste ore che è tutto legale alla luce del sole. I nostri colleghi sono collegati in internet, sono scaricati tutte le domande ed è una cosa legale. Il concorso va. Se per lei è normale, non lo so. Non avete avuto acqua? Non abbiamo avuto né acqua, segregati, caldo. Questo è pazzesco, non ho mai visto una cosa del genere. E per loro andava tutto bene. Adesso addirittura sono entrati pure i parenti. Sì, no, sono entrati i parenti per... Questo foglio dove l'ha preso? L'ho trovato su un banco dove evidentemente una persona aveva appuntato le risposte. Ora, se come penso corrisponde alla verità, abbiamo almeno 4 risposte. Qui la ragazza ha un'altra risposta sull'IVA che si aggiunge a questo, sono 5 su 80. Ma chi ha fatto queste telefonate evidentemente non si è fermato a questo, ma si è fatto dire, la butto lì almeno una ventina, una trentina di risposte e ce le avrà. Lei non lo farà più questo concorso? Assolutamente. E c'era scritto sul sito al momento in cui è stato presentato l'orario alle sedi d'esame e c'è stato rinviato l'inizio del concorso alle 10 perché? Per garantire la contemporaneità con Roma, perché il Comune di Roma ha emanato un'ordinanza secondo cui i concorsi possono iniziare solo dopo le 10 e quindi dovevamo iniziare noi anche alle 10, quindi dalle 8:30 è stato spostato alle 10, alle 2:15 ancora eravamo seduti ad aspettare i moduli, quando in altri posti invece già avevano finito. Quindi all'una erano